tornammo a Corciano nella metà di luglio. La bufera terribile, almeno per noi, era passata, ma Corciano non si riconosceva più. Dal suo contemplativo sopramuro, dalle sue torri, dai vari colli che la circondano, i tedeschi avevano osato una inutile quanto disastrosa resistenza. Tutto era sbrecciato, sventrato, contorto. Girando per le stradine e i campi come un tempo, non c'era che semina di schegge, di bossoli, di ordigni pericolosissimi. Nei luoghi dei nostri giochi, solo un mese prima c'era stata una vera, feroce, crudele battaglia. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Il 10 giugno io ero lì con mia madre e sentiamo un orario fortissimo. La casa era questa qui, io ero nella finestra al secondo piano di mezzo, eravamo io e mia madre che lei faceva la maglierista, aiutava lei. Sentiamo questa radio fortissimo di questo capostazione, che c'aveva lui solo, la radio non c'aveva nessuno, l'aveva messo a mille. E allora mia madre si spaventa, dice, ma che è successo? Mai sentito. E allora mio padre che era lì fuori disse, quel delinquente gliel'ha fatta, finalmente che? Ci ha dichiarato guerra, abbiamo sentito tanto ratto, italiani, siamo in guerra! E come fa lui che lo sentiamo sempre ogni tanto. E da lì cominciò. Allora, qui c'era uno stabile che era adibito a officina e più di là c'era la sta capannaccia e di qui i tedeschi ci avevano fatto l'officina e c'era tutto, riparavano macchine che venivano dal fronte, tutto qua. Solo meccanici. Erano armati. Erano, sì, sì. Però con la popolazione solo me ci fu un rapporto, addirittura qualcuno si era anche fidanzato. E io con i tedeschi di qui e stavo di qui in cucina con loro, capito? Perché también mi avevano fatto il foglio che io risultava che stavo con loro, perché sennò avrei di spartito. E qui c'era il comando, dopo tutto il campo là dove era l'asilo, e tra saranno state una migliaia. E io stavo di qui, accendevo il termosifone, accendevo il fuoco, rispondeva, sentivo il telefono, chiamavo, diceva tanti. Da gennaio del 43 ho lavorato con la ditta Zanetti che costruivano la ferrovia Ellara Tavernelle, no? E ho lavorato in un ambiente, in una baracca, diciamo così, su una bottega da fabbro. C'erano due o tre internati slavi che erano deportati, insomma, portati qui sulla zona per lavorare. Avevano, no, dai tedeschi, dagli italiani. Sì, sì, sono stati a lungo, sì, sì. Erano diventati quasi, si può dire, dagli albanesi, dai montenegrini, laggiù. Non dicevano più nemmeno alle torri, alle torri, da Cirimbilli. Dicevano giù ai montenegrini perché erano tanti, tanti. Con comandanti
poco simpatiche perché ho visto dargli qualche buona pedata a qualcuno. Cammina, cammina, cammina. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Ma prima erano buoni, capito? Anche prima c'erano. Ma dopo l'armistizio, che l'Italia non è stata più con loro, che i tedeschi e gli italiani sono levati, i tedeschi hanno armato da solo, sono diventati maligni, capito? Maligni contro gli italiani, perché quando che ritiravano, non so, da Roma, da Berlino venivano su, allora le truppe, visto, si spostavano, e aveva da toccava stare attento perché ti portavano via ogni cosa, da chi portavano via le vaccine, le bestie, da chi i molli, da chi ti portavano via, hai capito? E pensavamo se è un treno che va a Cassino a prendere i feriti, chissà, ma non partiva, non partiva. E tutti i segni della Croce Rossa, tutti sopra, come adesso, tutti la Croce Rossa. E dopo tre o quattro giorni, tre o quattro notti che era qui, cominciarono i bombardamenti. Cominciarono allora, insomma, cominciarono col treno della Croce Rossa e dopo... fingevano, c'erano dentro le armi, noi altri vedevamo, ma dopo abbiamo capito, ma chi poteva avvicinare i tedeschi? Mentre alla Pieve del Vescovo c'era una famiglia di coloni e quindi nel momento in cui i tedeschi portavano via gli animali dalle stalle, volevano portare via anche la coppia di buoi che la famiglia utilizzava per arare la terra. Allora la ragazza che accudiva a questi animali li aggiogò invertiti, il bue di destra lo aggiogò a sinistra e così dicevano che più di un centinaio di metri loro non sono riusciti a farli camminare. Dopodiché, siccome queste cose le facevano e andavano di fretta, l'hanno lasciati lì e la ragazza se l'ha riportati nella sua stalla. A memoria del cugino del premio Nobel Albert Einstein, Robert Einstein, che si trovò a vivere, anche se per un periodo breve, nel nostro territorio e che diede un contributo sostanziale alla nostra comunità in vari modi, sia con l'apertura di una scuola, ma anche, si dice, dando aiuto e soccorso nei periodi bui e critici dell'occupazione. Quindi il ricordo che c'era di questa persona era quello che in una casa qua in mezzo al monte aveva istituito una scuola e che aveva introdotto un allevamento di cavalli che era una novità in questa zona. Questi Einstein vollero che mia madre diventava la sarta loro ed intanto andasse a cucire bambolotti di pezza per tutti i bambini dei contadini che aveva. Quello che fa riflettere chiaramente è la fucilazione di queste figlie e moglie fucilazione fatta a Firenze, dove non avevano nessuna colpa, però i tedeschi principalmente correvano per rintracciare Albert, che era il grande inventore dell'acqua pesante della bomba atomica. Il fratello non voleva raccontare niente dove era, tutte le conseguenze le hanno subite queste donne. C'è una bella lettera che mandò al cugino, a Robert, in America per chiedere giustizia, che fosse fatta comunque giustizia di quel fatto. E circa un anno dopo dell'eccidio si suicidò sulla tomba della moglie e delle figlie. Questa è un po' la storia triste che mi ha fatto dire che se una persona era vissuta comunque qui, aveva amato questi luoghi, l'aveva girati, perché questa era la tenuta, diciamo, faceva parte della tenuta del Monte Malpe, valeva la pena di ricordarlo con questa targa.
questa collina qua giù, dove vediamo quella casa in cima con quei due cipressi, praticamente quei casamenti laggiù in fondo, va bene, sulla nostra destra, è il paese di Collumberto. E c'è un altro ponte, anche quello minato e saltato. La settimana precedente al passaggio del fronte vero e proprio, un bombardamento degli inglesi giù a Strazzacappone fece alcune vittime anche della nostra frazione, in quanto sappiamo, come sappiamo, divide i due comuni fra San Maria, fra Corciano e Perugia, divide la Pievaiola. E ci sono state almeno 5 morti nella frazione San Mariano, più alcune anche del comune di Perugia, quindi al di là della strada. E ricordo che in quel caos lì per lì anche non c'era gente sufficiente per fare questi funerali, si caricarono questi morti recuperati tra le macerie in un carro con i buoi, portato un carro agricolo preso da un contadino di vicino, con i buoi portati di là alla chiesina a poche centinaia di metri da di lì, depositati di lì uno vicino all'altro, dalla chiesina chiamata del Giglio. Che dietro a questa collina di qui c'era il mulino di Bella Vita e lì c'erano due ragazze. C'erano due ragazze che i tedeschi l'avevano vista e volevano portarle via, perché due ragazze 18-20 anni, insomma, anche bella ragazza. Se non che la mamma, la signora Marina, che ora è morta, sapendo questa cosa ha messo in allerta queste ragazze. Vedendo arrivare i tedeschi dalla strada, ha nascosto subito queste ragazze in soffitta. E in soffitta, guarda caso, c'erano i piccioni. E ricordano benissimo ancora, c'era tutto lo sterco di piccioni, i pollini qui là, ma loro stavano lì stese perché la paura che i tedeschi li portassero via. E lei dicendo ai tedeschi: guarda che io questo ragazzo lo conosco, sono passati qui, ma io lo conosco, non so chi sono. E così sono salvata, perché altrimenti li avrebbero portati via e sa che fine avrebbero fatto. Qui fuori della porta c'era una lapide che ricordava Mussolini e robe di questo genere, no? Allora, dopo l'8 settembre questa lapide è stata tolta. E il mio babbo, che era un uomo povero, sta bella pietra, gli sembrava il nostro fondo era sterrato, quindi ha messo questa lapide rovesciata per terra lì. Quando i tedeschi hanno aperto il fondo e sono entrati con dei cavalli, questa lapide si è spezzata e si è girato un pezzo dal quale era comparsa la parola Duce o qualcosa di questo genere. E allora loro l'hanno preso subito, hanno visto di che si trattava e hanno pensato che lui fosse, come dicevano, un sovversivo, una persona. E lui invece gli spiegava: io non c'ho tempo di fare queste cose, che ho 7 figli, non... E dopo si sono convinti, insomma, anche per le buone parole che ci ha messo le persone che contavano allora, che lui non era uno che aveva fatto quel lavoro, ma siccome lui era un po' quello che aveva le chiavi del lavatoio, che aveva le chiavi dell'acqua, che aveva le chiavi del cimitero, quindi quando era stato il momento di togliere la lapide, dopo l'8 settembre, era stato uno di quelli che aveva partecipato a questo lavoro, ma non per questioni di scelte politiche, quanto perché pensava che fosse il lavoro suo. A Pieve del Vescovo c'erano i tedeschi che ci avevano il comando e comandavano anche di qui a Manti, e di lì c'era un corpo proprio speciale. Quelli invece a Mantignana erano due ragazzi giovani, giovanissimi, ci avranno avuto 19 anni, penso che 20 anni non ce l'avevano. Allora noi altri ci stavamo insieme, perché io avevo 10 anni, si andava di lì al giorno. E ci vestivano da militare, ci davano il fucile, che nemmeno cosa, tra le mani, perché non capivano manco loro, noi altri capivano, secondo me non capivano nemmeno, erano ragazzi, giovani. Bisognava nascondere tutto, perché loro ti entravano, e certi facevano, mia madre poi era, siccome era un antifascista, anche lei bestiale,
aveva sposato mio padre contro la volontà dei genitori, perché il nonno materno aveva fatto la marcia su Roma, pensi lei? Che scena! Sicché è apposta per quella che allora per la mia mamma è rimasta sempre quel modo. Mi ricordo che una volta stavamo là, c'era un caminetto, qua c'erano le tende, quelle tende per coprire, adesso. E sicché vino, la mia mamma con aria proprio da antifascista bestiale. Niente vino, niente, preso tedeschi. No, tu vino, dove vino? E allora guardavano, aprivano. Allora lei, ma che coraggio che ebbe, che tante volte l'ha ridetto, c'ero anch'io. Io andavo avanti perché sapeva che c'era nascosta una bottiglia di vino dietro a sta tendina, dietro a sta tenda di sto caminetto, c'era nascosta una bottiglia di vino, no? Allora, loro cominciavano, facevano così con grande rabbia. Allora lei, ecco, guardi, e arrotolava sta tendina e la bottiglia era incassata in mezzo alla tenda, che se si accorgevano la ammazzavano. Noi coi tedeschi, che c'erano qui nella zona, molto tempo prima, all'inizio del 43, io mi ricordo che ero di qui sulla scuola elementare, dov'è che adesso la casa dei Barboni, no? Noi fregotti, avevo 13 anni, ci avevamo fatto amicizia. Addirittura eravamo io, il por Mansueto e Mario Contini. Mansueto e Mario Contini sono morti. Ci diedero addirittura un distintivo, no? Tedesco. Loro erano del reparto paracadutista. A noi ci diceva, voi volonteo parasce. Io mi ricordo sta frase, no? Dice, volonteo parasce. E come la notte noi sentivamo l'incubo di quando passavano, che sentivano il peso degli scarponi, che cantavano quelli Marlene, quei canti loro, si sentivano, noi eravamo nascosti, si passavano per le vie. La sera i tedeschi andavano a giocare a carte con questi di Solomeo, c'era un rapporto abbastanza... Sono morti due tedeschi di qui, uno di qui sopra alla scuola e uno qua giù. Quello che era rimasto, l'ultimo, per da fuoco, sotto il ponte, per minare il ponte, di lì ha visto il ponte laggiù, perché da loro necessitava di rompere i ponti per non fargli passare, capito? E invece ne ha fatto un tempo perché gli è andata la fuga, chissà. E quando c'era una siepe che andava su, lui andava su dietro a quella siepe, però è uscito dalla siepe e l'hanno visto. Allì, sì. Qui il fronte fu tremendo perché, ripeto, ci stette parecchi giorni. E io che non avevo avuto mai paura, non avevo paura. Quando arrivarono gli aerei, perché non riuscivano a sloggiare i tedeschi, arrivarono una sera gli aerei, cominciarono a bombardare. Dicevano gli adulti che si intendevano che lanciavano gli spezzoni. Non era, infatti le bombe e le buche non le avevano fatte, si vede che erano bombe che esplodevano appena cadevano senza penetrare. E quella sera ricordo che casa mia, quando cadevano le bombe, tremavano le porte, tremava casa, e quella sera avevamo tutti tanta paura, compreso io che avevo un caratteraccio poco pauroso. Una collina vicina a Montefrondoso, che si chiama Rugolano, che era un posto d'avvistamento fra Pila, dove c'erano gli inglesi, e Rentella, dove c'erano i tedeschi. Rentella sarebbe quella collina di Castelvieto, lì dove c'erano i tedeschi, praticamente faceva da ponte e vedeva lì. Tant'è che quella mattina che è successo quell'episodio, erano andati dalla famiglia Calzoni, che l'Anella, la mamma di quelle che mi ha raccontato, gli ha cotto le uova lesse di gallina, e poi sono ritornati su. Ritornando su da Pila l'hanno visti, no? L'hanno visti, di conseguenza gli hanno sparato. I primi colpi sono andati a vuoto, ma poi l'hanno centrati.
e hanno preso un tedesco, l'hanno ammazzato e due sono feriti. Come dicevo già da prima, quel tedesco che è stato seppellito vicino alla cabina di lì del paese. E una notte già erano quelli del castello, erano già tutti a casa mia, che poi ve la faccio vedere, andiamo giù, erano già tutti a casa mia, sentivamo a correre, intorno a casa mia c'è un marciapiede, c'è tutto un piancito, è tutta piancitata, sentivamo a correre, allora mio padre, Venanzio Cipolloni, sono arrivati inglesi, invece erano i tedeschi, hanno bussato alla porta, eravamo tutti lì dentro, sono entrati, abbiamo aperto naturalmente, sono entrati, hanno indicato mio padre venire, l'hanno indicato, noi tutti spaventati, io e mia madre in special modo, pensando che gli avessero fatto del male. Invece l'hanno portato in quest'orto qui a cavare le patate. Naturalmente finché non è rientrato eravamo tutti tanti impauriti, tanto preoccupati. Lui è rientrato, era un uomo abbastanza forte, era sì pallidino un po', però insomma è rientrato contento tutto sommato per come era andata, anche se disse di aver avuto molta paura perché anche nel momento che lui cavava le patate le cannonate continuavano a cadere dappertutto. Di qui io con la mamma e qualche altra famiglia eravamo nascosti di qui dentro. Nascosti, insomma, per modo di dire, stavamo di qui dentro, insomma. Invece la mattina quando fece ancora rastrellata di Omi, eravamo io e altri 3 o 4 uomini maturi che non ci sono più, giovani c'ero io e basta. Di qui era una torretta che guardava dalla parte di là. Andavamo a prendere il grano plammasso laggiù alla pieve del vescovo, che c'era il grano, lo davano così a razione, no? Io mi ricordo 3 o 4 giorni prima del mitragliamento qui che ho raccontato, andammo giù alla pieve. Verso le 2 si sente un boato, io abitavo su al centro, sente un boato proprio boom, dice che è successo? E dopo andammo a vedere, si vede che avevano visto questo movimento di gente, no? E avevano pensato se era un civile o se era un tedesco, e sganciarono 2 bombe, una proprio vicino dove hanno acceso il Por Vittorio Berioli, no? Era addirittura una bomba da 500 kg, perché la buca era grande, dicevano una bomba da 500 kg. Entrò un tedesco che piangeva e raccontò che gli era morto padre, madre, moglie e 3 figli sotto i bombardamenti e cominciò a dire qui seconda Cassino. Dice morire anch'io, seconda Cassino. E fioccavano bombe che non avete l'idea le bombe che cadevano. A un certo momento trovarono i fili tagliati di qui su, sul greppo di qui, i fili tagliati del telefono. Pensavano a un sabotaggio, allora lassù li spaventarono. Siamo mezzi due perché dice abbiamo fatto un sabotaggio. Invece poi ragionando capire che era stata una scheggia che l'aveva troncato, insomma. Posso dire che qui il passaggio del fronte, non la guerra vera e propria, è iniziato il 10 giugno del 1944, quando le avanguardie delle truppe tedesche che erano in ritirata sono arrivate proprio qui a Capocavallo Alto, non accedendo dalla strada principale, diciamo, ma da una strada secondaria del monte, di Monte Malbe, che praticamente viene dal Colle della Trinità. Quando giunsero qui in paese, le avanguardie tedesche, entrando per forza nelle case, spadroneggiando, depredando, le quali da una decina ne vennero a centinaia, si racconta? Che il parroco, che era Don Pompilio Coli,
quando vide arrivare i soldati, li scambiò per inglesi e corse incontro loro, molto contento, dicendo ci avete liberato, per poi accorgersi che in realtà non erano inglesi, ma erano tedeschi, insomma. La casa parrocchiale fu tutta invasa, così le altre case e persino la chiesa filiale giù della Madonna delle Grazie. Questa chiesa è collegata con quella principale da un viottolo attraverso il quale i tedeschi e anche gli inglesi poi nel loro passaggio, venendo da Monte Malbe, sono scesi, non facendo la strada principale, ma facendo appunto questo cunicolo, che è un sentiero. Alla notte abbiamo incominciato a sentire raffiche di mitragliatrice e hanno messo intorno a casa mia, intorno a casa nostra giù, c'erano due postazioni di mitragliatrici, con due mitragliatrici per ogni postazione. Tutta la notte sparavano in continuazione, sentivano queste mitragliatrici che cantavano. Noi bambini eravamo quasi, vivevamo lo spettacolo, però gli adulti invece erano molto preoccupati. Me l'interprete alla sera mi disse: Aldo, tu piglia e parti, perché fra due giorni sono gli americani. Il 16 giugno nessun soldato tedesco era in paese. Il 17, 18 e 19 si videro alcuni guastatori che operavano nella zona e molti sbandati rapinatori. Il transito degli automezzi completamente interrotto. Si pensava che ormai tutto fosse passato e gli alleati avanzassero senza combattere. Il banco di mio padre, il banco da falegname, l'avevano messo ritto qui davanti alla porta, appoggiato al muro, così, dice, perché se arriva la cannonata colpisce prima al banco, non sfonda la porta. Eravamo tutti qui dentro. Partivo sempre a noi. Verso mezzanotte, l'una, partivo. E partivo. 17 giugno. Viene minato anche il quadrivio del crocifisso. Alcuni contadini vengono costretti a scavare delle buche. Un paesano vuol salvare l'immagine del crocifisso, ma un tedesco, pistola in pugno, impone di riposarla dicendo: no, anche lui caput. L'Italia stava lì con noi altri, tanta gente, insomma, era pieno il seminario, sotto era tutto pieno di uomini e donne. Ho detto che la moglie di Bruno Renucci ha fatto due figli maschi. Inizia la vita di rifugio, le cantine, i molini a volte reali, i piani inferiori del seminario accolgono la popolazione. E dal 17 al 22. Il bagno, c'era un bagno speciale. Era una cunigliera grande così, che dentro c'era un secchio, toccava così. Durante la guerra il nostro rifugio era lì dentro, perché lì dentro c'era uno dei canali per pistare il vino, per l'uva, e allora il babbo mio aveva ripulito il sotto del canale e dormivamo lì dentro. In una notte che sono arrivati i tedeschi con dei cavalli, cercavano di requisire tutti questi spazi per metterci dentro i cavalli. Lui stava dietro la porta a puntellare con dei bastoni per evitare che questi riuscissero a entrare. Verso le una della notte sono passate la cavalleria tedesca. La cavalleria tedesca ha bussato sulle porte. A noi altri ci hanno inviato che dovevamo andare via perché scaricavano ogni cosa di qui. Dopo invece non hanno scaricato niente. Allora noi altri siamo inviati giù per la strada di là. Poi abbiamo preso su per andare fino alle campagne fuori di Mantignana, su per andare sulle colline. Tutta la notte, mentre camminavamo, cioè, le bombe, il continuamento, passavano le bombe sopra la testa. 18 giugno, movimento di truppe appiedate tedesche rapinano molte case coloniche, buoi, cavalli, cariaggi, eccetera. Un boato continuo
nella direzione di Chiusi Agello. Verso sera il cucuzzo di Rentella è battuto incessantemente dall'artiglieria alleata. La collina di Rentella, qui c'erano proprio, ci saranno state ma oltre 100 trincee tedesche che avevano fatto proprio delle buche, e lì sono stati dei combattimenti, ci sono stati anche parecchi morti. Viene ucciso da 3 tedeschi il giovane Berioli Vittorio, di anni 25, ricercato, strappato dalla chiesa di San Francesco, dà il suo contributo di sangue alla liberazione. Lui era in chiesa e usciva con la mamma, a braccetto, e dalla mamma, dice, lascia fare mamma, tanto non è niente. Come volevano dire che portavano come invece. Erano portati via, no? E io sono andato lì al convento, mettiamo al seminario, lì alla Madonnina, e vedevo che andava sempre avanti. Dico, dove il portano? Dopo, quando è arrivato a quel punto, l'ho veduto a salire. Dove il portano? Tutta un botta abbiamo sentito le botte del fucile. Io sono corso, ho fatto il giro, gli è dato fratello e si è mandato laggiù e l'abbiamo trovato morto. Io avevo rubato l'orologio e il portafoglio, gli avevano preso. Allora c'era un prete, certo Boccioli, parlava il tedesco, perché c'era il seminario lì, e gli ha detto, e ha chiamato il comandante, Allora il comandante dice, noi non abbiamo nessun ordine di ammazzare nessuna persona. Adesso io richiamo tutti i soldati, e ha chiamato tutti i soldati e io sono andato lì. E mi ha detto se la riconoscevo. Io ho fatto il giro e l'ho riconosciuti. Questo e questo, e via. Da allora l'hanno mandata al fronte. Dopo è finita quel modo. Dopo si vedeva che volevano inchiappare a me. Mi sono riscosso le suore, mi hanno riscosso. Le suore del seminario. Verso le 7 una improvvisa scarica di artiglieria colpisce in pieno il paese. Colpita la torre comunale, la chiesa di San Cristoforo e varie abitazioni. Nessun morto né ferito, sebbene tanta gente si trovasse allo scoperto. Dopo 5 minuti inizia una battuta metodica del paese. Nei rifugi si piange, si prega e si impreca contro gli uomini. Ma perché colpire il paese, se dentro non c'è nessun tedesco? Ma anche una cannonata non c'è venuta di Piazza Lunga. Ma lo sbrecciamento fragoroso continua e ci dice che Corciano è bersaglio calcolato. In mattinata il cordone difensivo tedesco si attesta sulle colline di Corciano. Qui, nelle cantine del seminario, è posto il comando. A cavallo della notte, fra lunedì e martedì, sono andati via tutti i tedeschi, insomma. Erano accampati su quella pianura là, tutto quel terreno lì dell'azienda agraria Marro erano. E di lì ci sono stati mesi, ci sono stati inglesi, vedo? Verso mezzogiorno saltano le mine della zona. Al quadrio del crocifisso si produce una buca colossale, dentro alla quale si nasconde in agguato un carro armato tedesco. Nel pomeriggio una colonna di carri armati inglesi, tipo 40 tonnellate, sbuca dalla svolta del vocabolo cipresso. La strada è controllata da un cannone anticarro piazzato nello spigolo di innesto della casa del colono Fagioli. 2 carri di testa sono immobilizzati. La colonna si protegge dietro la svolta e apre il fuoco contro il cannone. Il cannone colpito è abbandonato. La strada di qui, tra la Cesarino e Noiato, era proprio sulla strada di sopra. Verso le 17 la situazione calma. Un bellissimo giovane carrista inglese ferito, appoggiato al suo carro, si lamenta e chiede aiuto. I tedeschi costringono un civile ad andare a prendere il ferito. È senza un braccio, rovinato al basso con fuoriuscita di intestini. È un eroe dolorante e piange, ma il suo pianto sembra un sorriso. Se l'ho mandato a prendere, c'era in inglese, ferito, c'era in inglese ferito 200 metri lontano da casa. E questo si è preso l'inglese e l'ha portato lassù da casa, di Cesarino. Col braccio che gli resta impugna il fucile mitragliatore. 4 cadaveri, l'acciaio è inondato di sangue.
Il civile sale dentro il carro, prende il pacchetto delle medicazioni e una bottiglia di liquore, fascia il moncone del ferito, gli dà da bere e poi se lo carica sulle spalle. Lo porta in casa del colono Cesarini. Il ferito si spiega in francese, dice parole di ringraziamento, è inglese, si chiama Fulton, non ha moglie, è riluttante a morire. Era per il normale, ma c'era una mano che non ce l'aveva più. Era da solo? E lo ha messo sui granai. Nella notte i due vecchi contadini, riparati nella stalla dei buoi, sentono il suo lamento nelle brevi pause del cannoneggiamento. Dopo mezzanotte non lo sentono più. Quando siamo tornati ancora andavo manco sepolto, perché sono tornati subito appena che abbiamo visto inglesi a Corciano, subito e si è saputo di questo lavoro. E dopo sono i soldati stessi che l'hanno sepolto. Abbiamo un pensiero di riconoscenza per il giovane Fulton. È morto perché noi avessimo la libertà. Dopo un anno l'ho portato al cimitero a Assisi, ma per 7-8 mesi c'è stato, insomma, di qui. I tedeschi, appoggiati da 2 o 3 carri armati pesanti, si battono strenuamente. Intanto truppe inglesi dalla parte di Fontana sloggiano i germanici dalla cima di Montemalbe. Una delle bombe è caduta di qui, dentro a quest'orto di qui, che c'era un orto. E la porticina era una porticina così stretta. Loro, quando è arrivata la cosa, si sono appoggiati di qui, si sono appoggiati, no? E le schegge, a uno gli hanno portato via la testa addirittura. Un amico mio, era più grande di me, aveva tutti i cervelli di questo sopra la giacca, aveva, perché la testa, proprio la scheggia, aveva scapucciato la testa. 22 giugno, un tedesco travestito da civile va a mettere in libertà gli ostaggi che erano rimasti chiusi in terra di nessuno. 3 uomini sono costretti ad andare a prendere in cima alle scalette di Sant'Agostino un tenente tedesco caduto sul fare del giorno. A metà scalette una scarica di mitra ed essi lasciano cadere il cadavere correndo verso il paese. La mattina successiva del 23, quando siamo usciti dal ricovero, noi freghi siamo usciti tutti. Quell'inglese che aveva sparato al tedesco, al tenente tedesco, no? Gli stava sfacendo lo zaino. A Quirino Contini gli diede il binocolo, ci aveva un binocolo, questa che roba. A me mi diede la roba della barba, il cucchiaio e la forchetta. Che io con quel cucchiaio e la forchetta ci ho mangiato più di un anno, che la portavo dentro la borsa col portapranzo, l'ho lavata per bene, la roba della barba l'ho buttata via. In serata le batterie tedesche battono direttamente il paese, specialmente il muro di cinta lato sud-est. Si sente il rumore degli apparecchi, il panico invade la popolazione. Questo qui, il campanile della chiesa, questo ha preso 14 cannonate. Ancora si vedono, 14 cannonate ha preso. Questo, lo spigolo, era tutto mancante, che era anche pericoloso, E infatti è stato rifatto fino all'angolo lì, vedi? Qui questo pezzo mancava tutto, non so come ne ha fatto a cadere il campanile. La sera del 27 i miei genitori parlavano tra di loro che erano venuti dei coloni a dire se andavano ad aiutare a mietere il grano. Il mio babbo, che aveva fatto un po' l'esperienza della guerra di 15, sosteneva che era inopportuno andare a mietere in quei giorni in cui non c'erano più i tedeschi, però non erano arrivati gli alleati. Però la pressione dei contadini che avevano bisogno di mietere e l'esigenza anche di mangiare, della sopravvivenza, a un certo punto hanno convinto ad andare a lavorare, a fare questo lavoro. Allora la mamma
andata con la famiglia Tosti in quella zona là. Il babbo era con la famiglia, non mi ricordo, con la famiglia di quella casa qua giù in fondo, Tenerini, con la famiglia Tenerini, e quindi erano a una certa distanza. Il pomeriggio del 28, a una certa ora, i contadini, quando mietevano, interrompevano, stendevano delle tovaglie sul mietuto e poi facevano la cosiddetta merenda, mangiavano un po' di insalata, un po' di prosciutto, bevevano qualcosa e poi ricominciavano a mietere. E questo verso le 3:30, le 4 del pomeriggio, come gli altri giorni, così in quella occasione. Se non che a un certo momento da Monte Tezio cominciarono dei cannoneggiamenti verso Migiana e sembrava che fossero prese di mira queste tovaglie. Quando noi abbiamo sentito questo cannoneggiamento che prima colpiva qui nella zona di Migiana, poi lentamente si avvicinava verso di noi, a un certo punto abbiamo sentito un gran rumore e siamo tutti fuggiti dentro la stalla di quella casa colonica. Passata la prima paura abbiamo fatto la conta, gli adulti hanno fatto la conta di chi mancava, e mancava la mia mamma e un signore anziano che era tutto incurvato dalla fatica, che normalmente camminava piegato ad angolo retto. Sono usciti a ricercarli, hanno trovato la mamma che era colpita dalla cintola in su, camminava dentro la forma, è scoppiata una granata poco lontano e lei era colpita dalla cintola in su. Quel signore invece, che era tutto ripiegato su se stesso, non è stato per niente colpito. Il giorno dopo morì dissanguata perché aveva delle ferite gravissime, una scheggia gli aveva perforato un polmone, un braccio era totalmente staccato, quindi era proprio molto mal ridotta. Gli inglesi sono arrivati il 28 giugno del 1944, qua su al castello e giù a Mantignana, dappertutto di qui arrivarono, che era una pattuglia che già Curciano già era stato preso, da 7-8 giorni prima di Mantignana. C'avevano, oltre che il carro armato, c'avevano anche una, le chiamavano la cantina loro. Aprivano quello e si cominciava a vedere ogni ben di Dio. Ho rivisto il dentifricio, ho rivisto le saponette di lì. Tutte le sere era pieno il paese, tutte le sere, feste da ballo e compagnia. Capito? Sì. Portavano, e boia, e ci credo, boia, cioccolato, sigarette. Scatolette, sigarette, boia. Bravi a venire a casa, a veglia la sera, le sbimbocciate, perché non portavo la roba, non ce l'avevo la roba, capito? Allora, ragazzi, che venivano giù alla sera, portavano giù le farine loro, erano tutte quelle tedesche, manco il cane ne mangiava il pane. Perché era nero, brutto, ma quei pannoni così lunghi. Ma c'erano gli inglesi, loro c'erano una farina che non esistono altre, una farina in quel modo. Io per esempio il giorno che sono arrivati gli inglesi, che dopo hanno cominciato a tirare, ho fatto una mangiata, perché in tempo di guerra non si trovava nemmeno il riso, perché io mi ricordo di questo, ho fatto una mangiata di riso che alla sera mi scoppiò la cintura da quanto ne ho mangiato. Ti portavano i panni a lavare, visto? E poi ti pagavano. Ah, ecco, se ti dicevano una cosa la pagavano? Sì, la pagavano. Se avere ove, pigliavano gli ove. Lire o dollari o... No, e allora c'erano i soldi... I soldi della lira, no? La lira le avevano fatto qui, talché ci avevano fatto un marcatore, e tutti quei bigliettini così, da 10 lire, da 5, da 100, insomma avevano fatto quella moneta di guerra, hai capito? 50 lire al giorno di quei tempi d'oro. Era una bella cifra, che abbiavano 12 o 13 lire al giorno quelli che lavoravano da falegname, che io dopo sono andato a fare il falegname, prendevano 12 o 13 lire, gli operai
Allora era una paga grande, scherza, dopo, subito dopo il fronte. Avevamo fatto anche il trampolino per fare i tuffi alla Caina, capito? Sì, sì, perché allora c'era il fiume diga, Caina portava tanta acqua, capito? C'era la diga, no? E addirittura gli inglesi ci avevano fatto il trampolino per i tuffi, capito? Era una cosa... La spiaggia ce l'ho meglio. Sì, diciamo. Era la spiaggia. Ma non solo ce l'ho meglio. No, da Perugia, da Perugia. Sì, sì. La spiaggia ce l'ho meglio. Sì, sì, che... Si impararono anche a fare i tuffi perché loro erano esperti. Siamo andati a prendere l'acqua in fondo alla collina, che c'era una fonte perché l'acqua dell'acquedotto non funzionava più, era stata interrotta. E insomma c'erano questi marocchini di cui lui tra l'altro aveva paura, che stavano in un campo di barbabietole che mangiavano le barbabietole, avevano la baionetta, gli davano o non so che, e lui quando ha visto che c'erano questi siamo venuti via. Quello che abbiamo visto, non avete l'idea, c'erano sangue, pezzi di camicia insanguinata, pezzi, una cosa incredibile quel che c'era. E ripeto, lì io che ho vissuto, che ho visto quelle cose, ho la misura, che poi le guerre oggi sono ancora più terribili, ho la misura di che cosa è una guerra. Questo è il cannone anticarro che era nell'aia del colono Fagioli, che ha fatto fuori due carri armati inglesi. Subito dopo la morte della mamma, il ferimento diciamo della mamma, il mio babbo e la mia sorella maggiore e il mio fratello maggiore sono andati al di là delle linee del fronte. Sono andati a Perugia e noi eravamo in questa zona strana, quindi abbandonati a noi stessi. E prima di partire le mie sorelle erano un po' sconvolte e tenevano questa bambina piccola, andavano al rifugio insieme con gli altri invece che rimanere lì alla nostra casa, eravamo però alla mercé di tutti. E quindi la gente del paese ha avuto attenzione a noi e ci ha assistito per tutte le cose essenziali, quindi ci portavano da mangiare, sia quelli che mietevano, ci portavano delle cose che la gente vicina veniva a vedere come stavamo, dove andavamo, e questo è stato un segno proprio che nel momento del bisogno in una piccola comunità uno si sente più sicuro. La tragedia più grossa, forse se di tragedia più grossa si può parlare, è la morte di due bambini, di due fratelli, Silvano e Orlando Morlunghi, che invece sono saltati su una mina, trainavano un piccolo carretto, su una mina vicino al ponte di Colle Umberto. Uno aveva 10 anni e uno 12 anni. La tragedia era che a quella madre e a quel padre erano già morti 3 figli, perciò con questi erano 5. Quando abbiamo fatto il gemellaggio con Petling, 10 anni fa, e quando che io dissi che qui a Solomea lo ospitavamo sulla sala della filarmonica e gli offrivamo la cena, alcune persone che ora purtroppo non ci sono più, ma ci avevano dei vecchi ricordi, insomma storcevano un po' la bocca, perché dice, ma come? Ma non sapendo che il mondo va avanti, insomma le cose, ormai c'è l'Europa Unita, c'è le cose. Ormai steccati di tedesche devono cadere, no? Perché i muri non ci vogliono più, ci vogliono i ponti, perché questi servono.